Fotodiritto, hanno già terminato la prova dei campi. Tra poco vedremo l'inizio di questa gara particolare. Ve lo ricordo, sono terzine, si giocano gironi da 6, in pratica due terzine per girone, e i gironi sono due. Totale 4 terzine che giocheranno partita agli 8 punti. Naturalmente la terzina, la coppia che perde rimane in campo e incontra l'altra coppia che sta in questo momento guardando. E questo succederà fin tanto che giocheranno le finali delle terzine. Da questi finali di 4 terzine usciranno i semifinalisti che si incontreranno in una partita vera, come ha spiegato poc'anzi Osvaldo Demo, è il direttore di gara. Le partite dovrebbero andare ai 12, diciamo, dovrebbero andare, ma poi questo sarà a giudizio del direttore di gara se poi mandarle ai 10 se le partite si dovessero prolungare più del previsto. Io, prima di iniziare la cronaca di questa partita, ho accanto a me un signore che è molto conosciuto in zona, Lele, dei bei giornali, non so se l'ho detto bene, ma che comunque vi spiegherà lui il motivo per cui è qua. Sì, buongiorno a tutti, ha detto benissimo il nostro amico, sono Lele dei Bei Giornali, la nostra è una società bocciofila e abbiamo però anche un sito interamente dedicato alle bocce e oggi in collaborazione con il Presidente abbiamo deciso di dare la possibilità a tutti coloro che sono collegati di connettersi ovviamente al nostro sito che vado a dirvi che è il www.beigiurna.com, ripeto www.beigiurna.com e sulla home page voi potrete seguire mano per mano tutti gli avanzamenti delle tre partite, visto che ovviamente in streaming voi sarete collegati solo su una di queste. Quindi collegatevi e saprete esattamente mano per mano quale sarà il punteggio delle varie partite. Questo, ripeto, collegandosi al nostro sito www.beigiurna.com. Grazie, restituisco la linea. Grazie Lele, poi ti avremo anche nel proseguo di questa gara per aggiornare ulteriori nuovi arrivi, ok? Grazie a te e entriamo subito in cronaca diretta. Abbiamo visto un foro di volo da parte della formazione dell'Aquila. Vediamo adesso se riuscirà a rimediare Mirko Savoretti. Probabilmente sarà un tiro sul pallino. E vedete in fondo campo numero 3, Brescia contro Virtus L'Aquila. Colpisce il pallino Mirko Savoretti, lo porta a fondo campo e quindi costringe la formazione del Brescia Bocce ad un accosto non sempre facile a fondo campo. Eccolo qua, Maurizio Mussini, pluridecorato tra virgolette nel campo delle bocce, è una vera istituzione. Lo vediamo alla prima giocata a fondo campo. Vediamo un po' l'arbitro se ci conferma, sembra fatto il punto, sembra che abbia anche confermato. Adesso vediamo Giuliano Di Nicola, eccolo inquadrato, pronto per cercare di prendere questo punto, oppure ha sempre comunque la possibilità di tirare una sua boccia, ma non ci sembra intenzionato. Vedete di spalle Diego Paleari. Campione di coppia dei giochi del Mediterraneo con Pasquale D'Alterio. Vediamo un po' questo tiro. Probabilmente era sulla boccia e non sul pallino. In effetti viene ripristinato il gioco. Non ha usufruito della calata della sponda sulla destra, perlomeno è una sponda che dà
tra virgolette poco, e Mussini cerca di inserire il secondo punto. Vi ripeto che in questo tipo di regolamento le partite vanno nelle terzine, vanno agli 8 punti. Misurazione. Serve un'ulteriore misurazione per decretare il secondo punto. Ripeto che sugli altri campi stanno giocando la coppia di Ancona 2000, Manuelli Cesini contro Scichitano e Andrea Mazzoni, e nel campo centrale Roberto Signorini, Andrea Bagnoli dell'Avis Montecatini stanno incontrando Marco Luraghi e Diego Paleari dell'MP Filtri Rinascita di Budrione. Vediamo poi il punteggio che verrà. Inquadrato probabilmente appena. No, ve lo diremo noi. Il punteggio. Boccia sui 70 centimetri, forse anche 80, vediamo un po' Giuliano Di Nicola. Fa senza dubbio meglio, crea un bersaglio. In questo caso ripetiamo che bisogna dichiarare il pezzo che viene dichiarato, bisogna muoverlo, ma Mussini ha già fatto cenno all'arbitro di tirare di volo, lo vediamo. Buona la sua bocciata, ma non gli viene bene questa giocata, in quanto rimane un punto abbastanza valido per la coppia della Virtus L'Aquila. I punti erano 2, quindi conduce Brescia Bocce, la coppia Ricci-Mussini, ecco Luca Ricci che si appresta all'accosto a fondo campo. Vi ricordo che questa coppia l'anno scorso vinse la gara nazionale del circuito FIB. Punto è preso. E Mirko Savoretti che ha già pronto la boccia in mano per tirare a fondo campo, stava aspettando che terminasse il gioco nel campo vicino, eccolo qua. Colpisce, il pallino va sicuramente rimesso a posto, è stato mosso con l'asse di fondo campo. Se nell'eventualità avesse in questo tragitto colpito una boccia in movimento, il pallino non si sarebbe dovuto rimettere a posto. E queste sono regole che non tutti sanno e che nelle nostre possibilità le rendiamo pubbliche, tra virgolette.
E adesso spetta alla coppia, o perlomeno a Mussini, fare gioco, mentre l'arbitro controlla se i punti sono due. Sì, sono due punti per i giocatori della Virtus L'Aquila. Vedete Marco Luraghi nel frattempo nel campo accanto. Ed ecco Mussini. Vi ricordo che il primo tiro i giocatori della Brescia Bocce hanno raccolto due punti. Sembra ben tirata questa boccia, forse leggermente lunga, e lo è. Si annulla la boccia, due punti a terra per la formazione dell'Aquila, con due bocce ancora da giocare, quindi possibilità di incamerare quattro punti, in pratica mezza partita. Sembra corta, in effetti è corta. Ultima boccia di tornata per la formazione dell'Aquila ed è Mirko Savoretti alla giocata. Mirko riesce a addentrare e realizza tre punti, quindi punteggio aggiornato e Virtus L'Aquila 3 e Brescia Bocce 2. Nel campo centrale il punteggio è di 2-2 tra Bagnoli Signorini, Montecatini, Paleari, Luraghi, Rinascita, Budrione. Dicevo, il punteggio è 2-2. Mentre 1-0 nel campo 1 conducono i giocatori di Bardolino su Ancona 2000. Vediamo un po' questo accosto di Giuliano Di Nicola, ottimo. Vediamo un po' Maurizio Mussini, colpisce, le sponde, le tavole di fondo bloccano come dovrebbero essere un po' tutte in Italia le tavole di fondo, senza quei grandi ritorni nei 4 metri. Guardate anche, alle volte, mi viene da pensare, alle volte giocatori di categorie inferiori, se vengono messi in condizione di tirare una boccia in una certa posizione o in un'altra, magari si offendono. Qui stiamo parlando dei migliori giocatori che ci sono non solo in Italia, ma direi nel mondo. Mirko Savoretti e Giuliano Di Nicola parlano tranquillamente sul da farsi, sulla strada da far percorrere la propria boccia, e quindi senza nessun problema. E che, ripeto, è che così dovrebbe essere. Sempre difficoltoso in questi frangenti, appunto, l'attribuzione del punto. E sovente appunto debbono intervenire gli arbitri per le misurazioni. Ed è Giuliano che ha già lanciato, tirata la sua boccia, ed è ottima anche questa. È una boccia che va tirata sicuramente.
Ci pensa Maurizio Mussini in questo caso. Eccolo qua che si appresta al tiro. Colpisce pieno anche, avete visto, era buona di una decina di centimetri, non l'ha alzata molto, ma comunque boccia buona e colpita. Sul campo 1 Ancona 2000 raccoglie 3 punti e si porta sul 3-1 sulla formazione di Bardolino, Scichitano, Mazzoni, Cesini, Manuelli conducono per 3-1, mentre 2-2 ancora il punteggio tra i giocatori della Montecatini, Bagnoli Signorini, Roberto e Diego Paleari e Marco Luraghi, campo 2. 3-2 il punteggio per Giuliano Di Nicola e Mirko Savoretti. Ancora un'ottima giocata da parte di Savoretti ed è Luca Ricci al tiro, ma non colpisce. Ha cercato di angolare il più possibile per portare la sua boccia sul lato sinistro del campo, ma prima bocciata per Ricci e non ha avuto successo. Ancora una misurazione per vedere, potrebbero anche annullarla questa boccia, ma può aver creato un vantaggio ai giocatori dell'Aquila e no, viene ripristinato il gioco. Ultima boccia per Ricci, vi ricordo, l'Aquila conduce per 3-2 e le partite vanno agli 8. Buona difesa, ma ancora c'è spazio per inserire il secondo punto. Vediamo un po' se Mirko sarà bravo per inserirlo. Mentre nell'altro campo abbiamo visto un attimo Andrea Bagnoli. Eccolo qua Mirko di spalle, inserisce il secondo punto, 5 per la formazione dell'Aquila, 2 per quella del Brescia Bocce ed è ancora Giuliano Di Nicola ad impostare il gioco. Giuliano ha trovato subito la spinta giusta e vedete non esce dai 30 centimetri. Sono indecisi se tirare o cercare di andare a prendere quel punto che non è sicuramente facile. Però Luca ci prova, Luca Ricci. Una buonissima mano quella di Luca Ricci, messa a confronto quest'oggi con Giuliano Di Nicola, un po' diciamo il caimano tra virgolette degli ultimi tempi, giocatore che ha vinto tutto e che quest'oggi si riconferma alla prima uscita stagionale, diciamo con in una gara del circuito FIB, questa però sarà domani, ma già lo vediamo in gran spolvero.
anche se questa è una parata, ma ci sembra già in condizioni ottimali anche per il prossimo inizio del campionato che avverrà a fine mese. Ha colpito nel frattempo Maurizio Mussini. Vi aggiorno il punteggio sul campo numero 1, dove stanno prendendo il largo la coppia di Ancona 2000, Manuelli-Cesini, che conducono per 5-1 sulla coppia del Bardolino Mazzoni Scichitano Giovanni. Prova da un'altra angolazione Giuliano. Questa volta però ha angolato troppo, forse il campo anziché tenere, e la boccia è uscita ed è andata a urtare la boccia del punto di Luca Ricci, che non era molto buona, ma adesso Mirko Savoretti si appresta al tiro. Colpisce bene, purtroppo vedete a fondo campo ci sono spettatori lungo la corsia dei 4 metri e lì non dovrebbero starci perché disturbano un po' i giocatori, ma non ci si può far nulla in quanto l'impianto è quasi colmo e la gente, pur di vedere, occupa qualsiasi spazio. Vediamo sta calata da parte, gli rendeva il favore di nuovo la formazione di Brescia Bocce, andando ad urtare la boccia corta. Vediamo adesso, comunque il punto è fatto e spetta a Mirko. Boccia di vantaggio per Mussini. Al campo 2 Montecatini conduce per 3-2 sulla rinascita di Budrione. E qui il punteggio è di 5-2 a favore dell'Aquila e vi ricordo, anche per quelli che magari si mettono in visione in questo momento, che le partite a terzine vanno agli 8 punti. Non dovrebbe essere preso il punto, vediamo un po', l'arbitro controlla se la boccia avesse fatto oltre 70 centimetri, la boccia è valida e sembra che l'arbitro abbia dichiarato punto prima, quindi punto a terra per la formazione della Brescia Bocce. Viene ricontrollato il punto, se ne scusa Mirko Savoretti perché ha chiesto la verifica, in questi casi ci sta. Sembra corta, è corta, quindi realizzano solo un punto in questa tornata i giocatori del Brescia Bocce, e mi riferisco a Ricci e Mussini, che si portano a quota 3, mentre i giocatori dell'Aquila sono a quota 5, 3-5, e il gioco viene impostato ora dai giocatori del Brescia Bocce. Cambiano anche strategia, diciamo, di gioco, non più a centrocampo ma lungo l'asse sinistra. Ricci fa un'ottima boccia, anche se leggermente lunga, queste anche se sono di 20 centimetri, sono bocce che possono essere anche non tanto buone, in quanto l'asse in quella posizione
tiene. E quindi basta saper dosare la forza, cosa che questi giocatori sono bravissimi, nella fattispecie vedete Giuliano Di Nicola, avrebbe dovuto passare magari tra la sponda e il pallino per cercare l'appoggio sulla boccia avversaria, ma la forza era giustissima anche se è arrivato dalla parte esterna, è riuscito a prendere il punto, mentre Mussini va a visionare il gioco. Probabilmente sono bersaglio le due bocce, il pallino dovrebbe essere solo, altrimenti sarebbe stato tutto più facile. È una decisione che debbono prendere, se tirare il pallino, e il punto è difficilissimo in questa occasione prenderlo. Vediamo un po' cosa decideranno. Ed è Mussini che dovrebbe giocare questa boccia, tira il pallino probabilmente. C'è un vantaggio, probabilmente verrà rimesso a posto il gioco. Prendendo il pallino poteva anche caricare boccia del punto, ma soprattutto la boccia del semipunto che era dietro, e quindi creare un ottimo gioco, ma non ha colpito. Ci dovrebbe essere tanto da pensare in questo caso. Pallino è libero, la squadra avversaria ha una boccia a fondo campo, mi sembra strana questa... Ah sì, hanno già deciso. Mi sembrava strano lasciare così un pallino aperto con una boccia a fondo campo dei giocatori del Brescia Bocce. Quindi fuori la boccia di Mussini, e quindi adesso terza boccia di tornata per i giocatori del Brescia Bocce. Sembra che abbiano deciso, ed è Ricci che cercherà di chiudere il più possibile giocando in difesa, ma se sarà bravissimo potrebbe anche prendere il punto, ma è molto difficile, vedete in quella posizione la sponda sinistra tira e quindi non è che esce, e bisognava giocarla proprio di misura. Così non è stato, ultima boccia per Mussini, vi ricordo 5-3 il punteggio per l'Aquila. Questa è giocata meglio, tirata sul corto, quindi dovrebbe essere tirata subito quella, a meno che ci sarebbe anche il gioco sul pallino, ma molto più difficoltoso. Tirando quella, oppure ci sarebbe il secondo punto che servirebbe ad appoggio. Vediamo un po' cosa decidono i giocatori dell'Aquila. E Giuliano che sta cercando la sua boccia, anche se sono tutte e quattro uguali, ma e probabilmente ha 6 a terra e tenterà di fare il gioco per appoggiare il secondo punto, perlomeno. E sembra questo il tentativo di Giuliano Di Nicola. E invece quella boccia lì che sembrava non desse fastidio, le bocce corte di solito dovrebbero essere tirate. Comunque c'era anche l'altro gioco e adesso vedremo Mirko probabilmente al tiro al volo. Il punto è venduto.
a fondo campo Roby Antonini, campione italiano di Terna, in carica con Turuani e Giorgio Bramati dell'Alto Verbano. Vediamo un po' questo tiro di Mirko. Tiro è valido, si sposta il pallino e ora vediamo un po' se la boccia tirata da Mirko è valida o meno. Avevamo avuto l'impressione che fosse andata in rete, ma l'arbitro e i giocatori non dicono nulla, quindi noi stiamo vedendo la partita da un monitor, quindi due punti e siamo a un passo dalla vittoria eventualmente di questo primo incontro. Aspettiamo la conferma dell'arbitro, sì, 7 per i giocatori dell'Aquila, 3 per quelli del Brescia Bocce. Vi aggiorno sugli altri campi, la rinascita di Budrione si porta a 5 contro 3 di Montecatini. Per la rinascita sono in campo Luraghi Marco e Paleari Diego, che stanno vincendo 5-3 su Bagnoli Andrea e Signorini Roberto. Al campo numero 1 Ancona 2000 sta vincendo per 5-3 su Bardolino. Da verificare naturalmente di chi è il punto a fondo tavola. Ripeto, 7-3 per l'Aquila. Arriva Osvaldo Demo per aiutare nella misurazione l'arbitro di partita. Nel frattempo vi posso anche dire i premi che ci sono per questa parata. Alla coppia prima classificata andranno un buono valore da 1000 euro, alla seconda 500 euro, terzi e quarti prenderanno un rimborso spese di 250 euro, poi dalla quinta alla dodicesima posizione sono 100 euro a coppia. Ecco qua, altro bersaglio, ci sembra che sia un bersaglio, perlomeno. E Mirko ha dichiarato la boccia e quindi se prenderà il pallino solamente ci sarà un vantaggio. Colpisce la boccia e quindi ha mosso il pezzo che ha dichiarato. Questo poteva succedere anche se colpiva anche pallino e boccia e quindi era tutto regolare. Altro accosto per Giuliano Di Nicola. Non tanto buona, ma comunque sempre una boccia sul corto e sempre fastidiosa. Ecco, 50 centimetri dice l'arbitro, quindi a questi livelli direi che potrebbe essere anche una boccia non tanto buona, ma adesso lo verificheremo se Luca Ricci sembra buona, in effetti anche la calata è ottima. Stiamo parlando di giocatori di alto livello e non solo. Direi dei migliori. Mirko Savoretti al tiro. Smezza la boccia del punto e porta via pulito. Quindi hanno terminato le bocce i giocatori dell'Aquila
una sola boccia per Mussini. Punto a terra sarebbero 8 e quindi Mussini deve essere bravo a prendere questo punto, altrimenti perde l'incontro, perde questa partita, perde questo set e non perderebbe niente perché le terzine hanno la possibilità anche poi di andare ai pallini. Sembra bassa questa e non tirata bene, perde la partita in questo frangente. Vedete il punteggio 8-3 a ride per la formazione dell'Aquila.